Un caloroso benvenuto alla Virgi Pardo con me, come sempre, Giuseppe Tafini. Ciao Pierluigi e ciao a tutti. Non vedo l'ora che inizi questa partita. Entrano in campo le squadre. Sono per te e tu ci stai. Dammi la mano e cancelliamo i nostri guai. Frenesia che va in città è l'incantesimo di una felicità. Tu hai il calore di mille amici. Se siamo tristi basta un gol e l'altro. Andiamo con l'aiuto della grafica a dare un'occhiata alle due formazioni. Certamente c'è una bella distanza tra le due squadre, tutto poi nel calcio è possibile, ma insomma dal punto di vista tecnico del pronostico c'è una chiara favorita. Via la gara. Eccolo in area, cerca la porta, ha provato, ma insomma, conclusione da dimenticare. Era solo in aria, incredibile! Occhio al tiro, blocca con il gol dell'1-0. 1-0, trovano subito il vantaggio. Come previsto, ha messo il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Fatica a controllare il pallone, c'è un solo giocatore dentro, palla ampiamente larga a sinistra della porta. Doveva metterla dentro, era completamente smarcato in piena area di rigore. Adesso la partita è davvero in pugno, doppio vantaggio, è un margine molto positivo. Che super gol, che golazo! L'intesa fra i due è stata da manuale da calcio. Amici, in panchina possono brindare un gol di genere, ma solo con l'acqua minerale. Guardate questi colori, queste bandiere, questo popolo in festa, è una partita eccezionale, con un entusiasmo unico. Colpisce dalla distanza, ha provato, ma il pallone è finito altissimo. Ha gettato via questa grande occasione. Tocco senza precisione. Serico. Primo tempo che si conclude dunque qui. Non sarà 2-0 all'intervallo, vedremo se troveranno la forza per una grande rimonta. Ecco il fischio, ancora 45 minuti, devono continuare con questa concentrazione.
Sono già due saltatori. Sta arrivando, pericolo. Nulla da fare, c'è il gol. Terzo gol di vantaggio e adesso gara tutta in discesa. Che colpo di testa. Bisognerebbe ricordarlo con una cartolina da mandare alla fidanzata. Davvero un protagonista assoluto con due gol realizzati e i difensori in enorme difficoltà. Colpita, fuori davvero di poco, oltre... Serico, sarà perfetto qui l'intervento. Ci avviciniamo agli ultimi... Può concludere? Qui il portiere ha sbagliato, non trova il pallone, poi c'è comunque la deviazione, calcio d'angolo. La mette in mezzo. Incredibile, fuori per qualche centimetro. È arrivato in area. Ci ha provato. È arrivato in area. Occhio ai saltatori dentro. C'è il cross in mezzo. Che spreco. Ci sarà un altro corner. Tutti a saltare in area, non si fermano più, ancora a segno. 4-0, la partita è chiusa, punto esclamativo. Finalmente si vedono le sue qualità nel gioco aereo. Gran colpo di testa, in questa situazione è davvero infallibile. Sembrava di avere un martello in testa. Arriva il fischio finale, il campo ha parlato. Grande prestazione collettiva con una sottolineatura particolare per gli attaccanti che sono...